Volevo ringraziare tutti gli amici che hanno partecipato a questo inizio di campagna elettorale, ma soprattutto voglio ringraziare chi ha condiviso questo progetto di continuità dell'amico Ferrari. Stiamo qui soprattutto per sostenere la coalizione, per dire a tutti che deve continuare il rilancio di Casoli con Ferrari, che è iniziato nel 2008 e che è stato interrotto bruscamente. Sapete ben motivo perché è stato interrotto, e siamo qui, soprattutto io, insieme a un amico Rivellini, insieme a un amico Sicilia, che verrà, spero, per qualche minuto, per sostenere Stefano, ma soprattutto per rilanciare questa Casoli, perché, cari amici, è stato interrotto un progetto importante, e credo che l'amico Ferrari ha detto in pochi minuti che cosa lui aveva fatto, nel senso che aveva evitato di fare assurgioni del denaro, purtroppo non si sono fatte in tutti questi anni. Perciò anche gli amici disoccupati, che sono stati per la verità molto chiari nei loro intendimenti, e credo che noi, come classe dirigente della PDL, siamo capaci di dare risposte concrete soprattutto ai lavoratori che hanno bisogno di queste risposte. Io purtroppo sono altri bene, però l'obiettivo oggi stasera era qui, soprattutto la presenza mia, dell'amico Cosentini e dell'amico Landolfi, che per altri motivi purtroppo credo che non sarà presente, e sarà anche in questi giorni, noi saremo insieme a Stefano per sostenere Stefano come, soprattutto come coalizione, soprattutto come PD. E voglio ringraziare che abbiamo ricandidato Stefano anche dopo quello che è successo, quello che hanno fatto una notte. Noi siamo qui soprattutto per dire, caro Stefano, che staremo insieme a te per tutta la campagna elettorale, non solo in questo inizio di campagna elettorale, perché crediamo nelle tue qualità, soprattutto nelle tue qualità professionali, nella tua, soprattutto credo, devo aggiungere una cosa importante, credo che come Stefano poche persone, pochi sindaci voi avete avuto in questa città che hanno stati nel modo che hanno condiviso con noi, e credo che l'ha detto anche l'amico che prima ha detto il valore aggiunto. Il valore aggiunto è proprio questo, che insieme all'amico Rivellini e insieme agli amici che hanno condiviso questo progetto di governare la città senza condizionamento. L'ha detto prima l'amico che prima è l'amico di Gaetano Guerra, ha detto spendere. Noi siamo qui soprattutto per governare questa città senza condizionamento. E lavoreremo fino in fondo, fino al 15 e al 16 maggio, per cercare di portare lo sviluppo a Casoli, per cercare di portare il lavoro a Casoli, per cercare di portare la vivibilità che stava portando Stefano in questa città. Io sono convinto che il progetto di Stefano continuerà, e insieme a voi sono convinto che voi dovete stare insieme a Stefano per continuare il grande progetto di sviluppo di questa grande città. Perché questa grande città è una città che ha quasi 100.000 abitanti, e perciò è un test importante, un test che anche a livello nazionale avrà un interesse particolare su questa città. Perciò io dico che da stasera è iniziata la nostra campagna elettorale, che da stasera al 16 maggio saremo insieme a Stefano per continuare la nostra battaglia, ma soprattutto per portare Stefano per la sindaco di questa città. Grazie.